Salve amici, ben ritrovati. Questo è un altro tutorial, sempre nella progressiva installazione del nuovo laptop, step by step, l'Asus 554LA. Ecco, adesso mi serve Skype e vediamo come eliminare la pubblicità da questo utile, utilissimo client, ma che negli ultimi tempi è diventato molto fastidioso con questi spot. Capisco che debbano sostentarsi, ma hanno già le telefonate a pagamento comunque. Ecco, prima c'era l'opzione di disabilitare la pubblicità, nelle ultimissime versioni non c'è più. Bisogna intervenire, man militari. Andiamo allora a vedere come fare. Innanzitutto, la prima cosa, andiamo nel pannello di controllo e per togliere la guardiamo bene. Innanzitutto, avviamo Skype. Io adesso qui ho creato un account con il mio nome di YouTuber, che peraltro non so neppure se utilizzerò. Ecco. Allora, vediamo che qui già nella finestra principale appaiono messaggi pubblicitari, così come random, ecco qui, scopri nel lato destro compaiono altre cose. Noi non le vogliamo queste. Allora, prima cosa facciamo? Chiudiamo Skype. Chi le vuole le può tenere, ma bisogna anche darla al libero arbitrio di non visualizzarle nel proprio PC. Esci da Skype. Prima cosa, andiamo poi dal pulsante Start, pannello di controllo. Eccolo. Opzioni internet, guardate bene, ci si arriva anche da Explorer, ma io non utilizzo Edge Explorer, quindi allora la schermata principale, la solita. Andiamo in sicurezza siti con restrizioni e qui aggiungeremo, possiamo fare HTTPS doppio slash app, però lo prende ugualmente senza fare, va bene, vogliamo fare le cose a modo, lo prende ugualmente senza l'intestazione HTTPS. Comunque, ecco cosa dobbiamo scrivere: app punto skype.com e l'aggiungiamo successivamente, e già qui con questo siamo abbastanza a posto. Successivamente io lo metto, ma non è necessario. Può essere benissimo messo perché lo recepisce ugualmente. Guardate bene. .com. E ecco l'altro. Aggiungere il sito web. Già così chiudiamo. Già così dovremmo essere abbastanza a posto. Vogliamo eliminare in modo più pervicace anche l'invio durante le chiamate, durante dei messaggi. Allora, prima si arrivava da qui,
tasto destro sul pulsante start e segui, e si digitava una stringa dove poi andavamo a cercare il file cambiare, ovvero il config.xml. XML va bene, Extensible Markup Language, un linguaggio marcatore semplificato. Comunque questo non ci interessa a noi. Oh, cosa ha fatto Skype nelle ultime versioni? Lo ha nascosto questo file, perché dove andremo a modificare un valore? Perché non vuole, appunto. Ma lo scopriamo ugualmente. Come facciamo? Non l'ho inventata io queste cose. È come chi ha inventato la televisione, la comunità del web, che uno arriva prima. Io sicuramente riporto altre cose di altri. Allora, per prima cosa il percorso, andiamo su disco C, disco locale C. Oh, a questo punto, disco locale C, andiamo su utenti e qui cliccheremo su utenti. Ecco, io sono Piero e quindi Piero, lì metterete il nome del vostro computer comunque. Oh, a questo punto che facciamo? Continuiamo su applicazione app data e non local low ma roaming. Qui vedete che c'è Skype, eccolo. Clicchiamo sulla cartella Skype e adesso abbiamo Icarus The Flyer One, che è il nome Skype, e ne ho anche un altro, questo non è detto che lo utilizzerò. Già ci siamo, allora eccolo qui, scendiamo. Noi dovremo modificare questo config.xml. Lo apriamo con il solito filo Notepad, clic destro, e lo apriamo appunto con blocco note. Oh, la stringa che ci interessa adesso è appena tutta pagina, scrive, è verso la fine della pagina. Guardate bene, io scendo e adesso la stiamo per individuare, la stringa a cui cambiare il valore. Eccola qui, guardate bene, si tratta di questa qui, la galeotta advert placeholder. Qui vedete c'è un valore 1 che corrisponde un po' come true and false. Qui che facciamo noi? Sostituiamo il valore 1 con valore 0. Oh, a questo punto, quanti punti? A questo, a quell'altro. Va bene, arrivati qui, non facciamo altro che salvare e il gioco è fatto. Proviamo a riavviare Skype. Se vuole l'autenticazione o meno, comunque dovrebbe essere tutto scomparso. Password. Ecco, vedete. Qui non ho messo... Allora, vogliamo riprovare una chiamata, ecco. Vedete che è tutto scomparso. Non c'è più pubblicità, non c'è né nella schermata iniziale né durante. Chiamiamo Echo, proviamo a chiamare Echo, il test. Eccolo qui. Benvenuto al test audio di Sky. Vedete che dopo è tutto libero. Registra un messaggio. Te salut. Pubblicità. Bene, signori, tutto qui. È molto semplice.
Ripeto, io capisco che sono cose per loro magari importanti, ma fare profitto non deve significare tediare gli utenti, perché altrimenti poi non. Est modus in rebus, dicevano i latini. Io mi affido sempre alla loro antica saggezza e non sbaglio mai. Almeno io sbaglio. Loro sbagliavano assai meno di me, per quanto umano. Comunque, va bene. Un saluto a tutti e alle prossime. Ciao ciao da Piero la Terza Spromina.